Ciao! Oggi sono sconvolta, non in quanto ultra del Cagliari, ma in quanto super sconvolta, sono distrutta, proprio distrutta mentalmente e fisicamente. Dunque, sono le 21 della sera e è il 31 maggio, quindi è tempo di fare i video dei più utilizzati del mese. Non ci sono grandissime novità, moltissime variazioni rispetto al mese scorso, anche perché è stato un mese in cui ho prediletto molto il trucco nude, sia sugli occhi che sulle labbra. Sulle labbra o nude oppure fucsia, quindi non ho moltissimo, diciamo non ho tantissime cose nuove da far vedere. Allora, per quanto riguarda la base viso, ho utilizzato la BB cream fatta in casa, quindi utilizzando il Color Stay di Revlon, che vi ho già fatto vedere, fino a che poi verso metà mese ho fatto un altro acquisto, di cui vi ho già parlato, è la CC Cream di L'Oreal, sì, di L'Oreal, quella verde, e che da quando ho sto utilizzando tutti i giorni. Poi, non dovrei neanche dire, no? La cipria High Definition Powder di Elf, ormai lo dobbiamo dire tutti in coro, la cipria di Elf, sì, è sempre quella, non accenna a finire neanche per sbaglio, vabbè. Poi, correttore, dunque non ho utilizzato quasi mai il correttore a maggio, meglio, sinceramente. Ho utilizzato qualche volta per coprire qualche imperfezione il Match to Cover di Essence, nella parte scura naturalmente, che per me è troppo chiara comunque. Mi piace lo smalto. Oggi ho acquistato questo smalto di cui dovrò fare un video ed è uno smalto di Catrice della nuova collezione, della nuova edizione limitata. Difficilissimo da stendere, ma comunque ve ne parlerò in un video. È un giallo pastello, carino. Blush. I blush sono entrambi due novità, nel senso che sono arrivati il mese scorso, quindi non è che li abbia potuti utilizzare più di tanto, li ho sfruttati questo mese. Allora, il Contouring Blush and Bronzer di Elf, quello doppio, questo è il colore Santa Lucia, quindi questo rosa antico che purtroppo ha dei glitter dorati, e la cipria che invece è lievemente shimmer, ma niente a che vedere con il blush. Io la cipria l'ho utilizzata pochissimo, la cipria. Ho detto cipria, vero? La terra. La terra l'ho utilizzata pochissimo perché a me piace la terra quando sono abbronzata. Boh, è raro che mi metta a fare contouring o comunque se la uso al posto del blush. Ho utilizzato invece molto di più il blush. Ma il blush di Elf che mi piace di più in assoluto è questo qua. Io veramente lo consiglio perché è stupendo. È un blush della linea minerale ed è il color Coral. Un rosa antico matte che a differenza degli altri blush, almeno di quelli che ho io, quindi parliamo di vari blush di Essence e blush di Elf, quindi niente di incredibile, quindi tutta robetta low cost, vedete un rosa antico scuro matte ed è bellissimo, resta anche a lungo sulle guance, a differenza, non so, di quanto possa essere, non so, la durata di un fondotinta minerale. O di un ombretto minerale, ecco, che in quanto tali magari non durano tantissimo. Invece mi ha colpito la durata di questo blush e comunque il fatto che sia matte, non so, mi è piaciuto un sacco. Poi per quanto riguarda gli occhi, allora, primer, sto ancora cercando di terminare il Mineral Eyeshadow Primer. No, non ce la faccio oggi a parlare inutile. Ho il trucco sciolto, sono un mostro veramente. Di Elf, non riesco ancora a terminarlo perché? Perché sto utilizzando moltissimo come base l'ombretto in crema, quindi lo uso quasi sempre senza mettere il primer. Per cui il primer questo mese l'ho usato veramente pochissimo. E a proposito di base, la mia base preferita è stata questa. Vi ho già fatto vedere, ve l'ho già fatto vedere anche nei più utilizzati di aprile. Meglio di fine aprile perché mi è arrivato intorno al 20 ed è il Cream Eyeshadow di Elf in questo colore champagne qui, vedete che è sempre più scavato, lo sto usando moltissimo, è un colore veramente, ragazzi, è bellissimo, che dura un sacco, illumina,
non è eccessivamente sbrilluccicante, ed è una base stupenda, dura un sacco, bellissimo. Un'altra base invece che ho utilizzato parecchio, l'ho comprata questo mese ed è il 2 in 1 l'ombretto in crema lunga tenuta di Deborah, una delle nuove edizioni limitate di Deborah, ed è il Long Lasting Eyeshadow with Primer, quindi l'ombretto a lunga tenuta. Loro dicono un 2 in 1 con il primer ed è questo rosa chiaro con dei riflessi argentati che è veramente molto carino. Secondo me è sempre troppo caro, cioè pagare 7,50 euro questo ombretto che è praticamente uguale a quello che fece Essence tanto tempo fa, un po' mi è rimasto qui, però vabbè. E comunque è molto carino, si comporta molto bene ed è un'ottima base. Scusate, ma mi prude un occhio. Oddio, sembra una pazza facendo così. L'alba dei morti viventi. Ombretti in polvere. Dunque, ho iniziato ad utilizzare questo qua, che è un ombretto singolo di Elf della linea Studio, ed è il color Amethyst. È carinissima questa confezione, che anche lo specchio mi piace tantissimo. È questo colore qua, esattamente questo viola scuro, così come lo vedete. Un colore un po' polverosetto, però veramente carino. Mi piace molto di più messo sopra, tipo, io lo uso sopra questo rosino qua. Rende molto di più, il colore è molto più intenso. Utilizzato da solo invece, sopra un primer oppure comunque con una base in polvere, non scrive moltissimo. Bagnato non l'ho mai usato, ma perché mi piace con la base in crema sotto, comunque con il rosa che ne valorizza il colore e lo fa uscire parecchio. E poi, ripeto, io ho usato praticamente quasi tutti i trucchi nude, o comunque con una base nude, ho valorizzato molto la piega dell'occhio. Quando volevo un trucco più intenso, ho continuato e continuo sempre ad utilizzare il pigmento di Kiko, il Burning Brown della collezione Colors in the World, perché è stupendo, bagnato asciutto. E vi dirò di più che con la base rosa sotto è spettacolare, proprio avendo dei riflessi, sì, non è questo, avendo dei riflessi rosati, dei glitter rosa dentro, fa uscire un colore veramente stupendo. Quindi a seconda della base che si mette, che io metta quella champagne o che metta quella rosa, i riflessi sono diversi e la resa è in entrambi i casi stupenda, molto diversa. La palette che ho usato in assoluto di più questo mese, ho usato praticamente solo questa, ed è la palette di Avon che si chiama la Neutral Tones. Non si vedrà mai, vero? Vabbè, i colori neutri comunque di Avon. Io non so se questa paletta, oggi dico paletta, vabbè, ma perché ho appena finito di fare ore di pulizia e sono distrutta, ecco perché dico paletta. Tra un po' chiamo il pennello, la scopa e buonanotte. Questa palette di colori nude, sia matte che shimmer, quasi tutti i shimmer, di matte mi sa che ce n'è uno, no, sono due matte e gli altri shimmer. Una palette veramente bellissima con cui si possono fare un sacco di trucchi diversi. Diversi. Ci siamo capiti. Con questi colori così nude non è che si possa fare chissà che, però io perlomeno ho fatto tre tipologie di trucchi diversi, va, mettiamola così, ed è molto 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 carina. Ringrazio ancora Paola per avermela regalata, bellissima. Poi ancora occhi, una matita che ho usato molto da quando l'ho comprata, è la Smart Eye Pencil di Kiko. La colorazione è la numero 802 ed è questa qui, questo marroncino qui, che anche se io vi swatchassi è un marrone che tende al bronzo ed è molto molto carina. Anche una punta di viola dentro, non so come sia possibile, ma anche una punta di viola. La luce fa schifo a quest'ora, non c'è niente da fare. Mi piace molto. Il problema è che non dura niente. Nella rima interna, per carità, proprio non, a me almeno non scrive neppure. Io la uso un pochino per fare una riga di eyeliner molto leggera. È molto sfumabile, però ripeto, ha una durata veramente,
minima purtroppo. Mascara, sempre loro due, perché sto cercando di terminarli, non li posso vedere più, francamente non li sopporto più, i due Halo Extreme. Ho tre mascara da provare, non vedo l'ora di aprirli, quindi non vedo l'ora che questi due mattoni mi finiscano. Mi piacciono molto comunque. Infine le labbra. Allora, per l'idratazione delle labbra ho usato questi due alternati, diciamo che ho usato all'inizio di maggio più questo, alla fine di maggio molto più questo, tant'è che l'ho terminato, li ho ricomprati entrambi. Questo non è ancora finito però, no, ne manca ancora un po'. E sono il balsamo labbra idratante protettivo della Vivi Verde di Coop. Niente, oggi neanche mette a fuoco, ma fregatevene, insomma, fidatevi. E questo invece è lo stick labbra al karité della Equilibra, con burro di karité, vitamina E, olio di jojoba e olio di carota. Terminato e ricomprato immediatamente perché mi piace veramente un sacco. Poi, allora, vi dicevo per le labbra, trucco nude sugli occhi, ma diciamo che molto molto spesso anche sulle labbra. Rossetto nude che ho usato di più è il 901, lo Smart Lipstick di Kiko, che è questo qui, uno dei due nude che ha proposto Kiko negli Smart Lipstick. E il gloss, questo io ho rivalutato tantissimo nelle ultime 2 settimane, lo Shine Lip Gloss di Bottega Verde. Non penso che abbia un nome, ma mi pare si chiamasse Nude il colore, ma comunque insomma è facilmente reperibile, facilmente, vabbè, avete capito, niente, insomma lo capite facilmente vedendo i lip gloss che ci sono, ed è questo Nude, ed è, a mio avviso, è carinissimo. L'ho sottovalutato un sacco, poi all'improvviso, pam, da un giorno all'altro mi è piaciuto un sacco. Non so come sia possibile, credetemi, ma non appiccica, forse per quello, forse mi sono accorta che non appiccicava, e non lo so, perché sono pazza, questa è la realtà, sono matta e non basta, è così. Rossetto, beh, per me è sempre difficile trovare i rossetti più utilizzati perché cambio sempre e quindi alla fine mi trovo con, insomma, è sempre difficile, però. Labbra o nude o fucsia, sicuramente quello che ho utilizzato di più è il rossetto, il Sociable di Elf, anche perché era una delle mie novità, ecco, del mese, essendo arrivato a fine aprile, ed è questo bellissimo fucsia qui. Per vedere gli swatch, poi ho fatto anche il video, spacchettiamo insieme. È arrivato a Elf, quindi insomma, se volete guardate quel video, vedrete un pochino gli swatch anche degli altri colori, perché questi sono i rossetti della linea base, 1,70 euro, e la meritano proprio, meritano un'ode straordinaria. E poi c'è lui è utilizzato più di tutti, proprio questo l'ho utilizzato veramente moltissimo e continuo ad utilizzarlo, il Glossy Stick di Deborah, il numero 05, esatto, il matitone stupendo, fantastico, bellissimo, fichissimo, idratantissimo, amo, amo, amo. Quindi io una volta che ho comprato questo, ho detto un po' ciao a tutti e mettevo sempre questo. E vi ho fatto vedere tutto, yes, vi ho fatto vedere tutto. Un bacio e alla prossima, ciao!